Allora, il nostro appuntamento oramai fisso con la spesa Tigotà di questa mattina. Intanto vi voglio dire che ieri sera sono uscita dal lavoro e avevo oggi dei maglioni da lavare di lana, delle sciarpe di lana che però mi sono trovata infeltriti e mi dispiace. Allora sono passata un attimo dal Caddy che mi ha lasciato un carnet di sconti validi dal 23 novembre al 31 dicembre, che tengo abbastanza da parte, e ho preso un ammorbidente. Guardate, io sugli ammorbidenti avevo provato quello del Tigotà che costava 99 centesimi, io non mi sono trovata molto bene. Molto anacquato, ma non mi dava una bella, neanche il profumo mi piaceva tantissimo. Quindi sono andata su quelli classici che ho sempre acquistato. A questo giro ho preso quello bianco, quello con pochissimo profumo di coccolino, delicato e soffice, 30 lavaggi. Io oggi ho fatto una lavatrice di capi colorati, diciamo che io l'ammorbidente non lo uso spesso, lo uso solo per le cose che non mi vanno proprio a contatto con la pelle. L'ho usato, secondo me la differenza si vede sempre con alcuni prodotti. Mi sembra di averlo pagato 1,39 euro, ma non ricordo bene. Comunque, oggi mi sono recata al Tigotà e lì ho trovato, perché dal Caddy ho visto che c'era anche lo sfeltro, che è una cosa che ho già usato in passato, ma secondo me andava meglio per sfeltrire le sciarpe, i maglioni in lana. Perché sono messi veramente male, io spero di recuperarli perché mi dispiace. Ma lo sfeltro che c'era costava quasi 6 euro, cioè l'ho trovato un pochettino costoso. Sono andata da Tigotà e loro hanno Uze come sfeltrante, l'unico che avevano, cioè se volevo magari provare qualcosa dell'Home Circle o qualcosa di meno costoso, non c'era niente, c'era solo lui. Io lui non l'ho mai provato, ma oggi la giornata qui dove vivo io si è rovinata e credo che la pioggia sia lì lì per cadere, quindi non mi metto certo a fare il trattamento a maglioni, sciarpe, eccetera. Però non vedo l'ora di provare a recuperare queste cose qua che mi dispiace tanto. Questo l'ho pagato 3,95 euro. Comunque è Uze, mi fido molto della marca, lo proveremo. Se qualcuno di voi l'ha provato, fatemelo sapere. Poi ho preso un detersivo per la lavatrice e vi dico, io questo qua, Sole, tendo a prendere sempre quello con bicarbonato. Io se lo trovo in offerta ne compro sempre uno, cioè compro questo o spuma di champagne. A me piace tantissimo il Sole per la profumazione, perché non è anacquato, perché i detersivi anacquati a me non piacciono. Questo fa 28 lavaggi. È un prodotto che conosco molto bene perché vi dico, tendo ad acquistare questo. E quindi mi piace proprio tanto e l'ho pagato 2,39 euro. Ok, poi ha un buon profumo. Poi ho ripreso, perché l'ho finito, il melaceto di Rio, questo qua. Guardate, mi piace proprio tanto perché sgrassa, mi illumina le piastrelle del bagno, della cucina. Me ne mancava tanto così e mio padre me l'ha chiesto per l'altra casa che abbiamo, che abbiamo una stufa a legna e voleva pulire il vetro della stufa a legna. Io ho detto, ma qua c'è scritto fornelli, forno, frigo, prova, gli ho detto. E mi ha detto che ha funzionato benissimo con la spugnetta abrasiva. Quindi io vi dico quello che mi hanno detto i miei per l'altra casa. Ho
Ottimo, quindi io me lo sono ripreso, se poi mio padre lo rivuole glielo do e me ne vado a prendere un altro, insomma. Poi, l'ho pagato, Rio Spruzzatore, 1,49 euro. Ho preso poi dei sacchettini, questi qua della Home Circles, 99 centesimi e sono 50 per 60. Sono sottili, ma a me servono per tipo il bagno, per una camera dove scrivo, dove prendo appunti, dove butto carta e quindi vanno bene questi, non da cucina, ecco. Da cucina cerco di prenderli un pochino più spessi. 99 centesimi. Poi ho acquistato due pacchi di carta igienica dell'Aquam che era in offerta a 1,99 euro e ho preso questa. La carta igienica, questa qui, è con anima profumata al talco, quindi il cartone all'interno dovrebbe profumare di talco. È piacevole, dai, su. La carta igienica io faccio sempre attenzione allo spessore, ma lo sapete anche voi, no? Cioè può esserci anche un pacco da 4 che ve lo danno a 99 centesimi, ma se poi fate così ed è pieno d'aria, cioè il risparmio non c'è. Questi sono belli belli pieni. Ne ho presi due, uno e uno, due. 1,99 euro. C'era anche la versione rosa, che era forse trapuntata, ma io li ho presi così. Non... Poi, siccome avevo preso quest'olio qui della Bioteca Italiana, guardate dove sono arrivata. Non lo vedete, ve lo dico io dove sono arrivata. Sono arrivata qua. È fantastico, io ve lo consiglio. Ha un profumo meraviglioso di cocco naturale, ma rimane anche sulla pelle. Mi è piaciuto tanto perché quando esco dalla doccia e non ho voglia, lo so già prima di entrare in doccia, se non ho voglia di dare la crema dopo, no? Io me lo metto in doccia, qualche goccina, la spalmo bene, non esagerate perché è comunque un prodotto che dandone troppo poi unge un po', poi mi tampono con un asciugamanino, esco e metto l'accappatoio. Pelle morbida, un profumo di cocco meravigliosa. Allora ho detto, aspettate, cade sempre qualcosa, non per niente, ho rotto anche un profumo. Quindi ho detto, bene, mi è piaciuto tanto l'olio che mi prendo anche il bagnoschiuma, tanto bagnoschiuma io ne faccio andare veramente litri. E ho preso questo qui uguale, cioè è la stessa cosa. Non l'ho ancora sentito, lo sentiamo insieme. Ah, che buono! Non vedo l'ora di provarlo, però prima finisco qualcosina. L'ho preso della stessa casa perché mi ispirava la profumazione e l'ho pagato 22,99 euro, ce n'è 400 ml, probabilmente c'era anche più piccolo e costava qualcosa di meno. Io ho preso questo perché ero anche un po' in velocità, vi dico. L'ultima cosa che ho preso è un olio da massaggio. È un olio da massaggio della Green Pharmacy che ho pagato 3,99 euro. Allora, io vi faccio vedere questi due perché io la sera o quando ho un attimo di tempo, sapete che io faccio parecchia ginnastica, almeno una volta al mese vado dal fisiatra a farmi rimettere a posto e mi piace anche farmi l'automassaggio collo, zona lombare. E sto finendo quest'olio qua di Susan Kaufman che sta finendo, ma non intendevo più spendere tutti quei soldi per un olio, perché poi è il nostro massaggio che fa, non è l'olio, perché sono oli sì profumati. E sto finendo anche quel burro
solido di Lush che mi piace, ma sta per finire. E allora ho detto se trovo qualcosina lì dentro senza fare degli ordini, e ho preso questo qui della Green Pharmacy, Massage Oil riscaldante per massaggi, e contiene oli essenziali d'arancio, cannella e pepe. Io penso che sia favoloso, c'è qualcosa che vola in casa mia e lo proverò appena avrò finito gli altri, perché io di questi ne faccio andare perché mi piace proprio farmi l'automassaggio. Lo trovo rilassante, mi piace molto. Poi vedo comunque. Tengo un pochino a mente, no? Dopo il trattamento che mi fa il fisiatra in studio, mi fa anche un massaggio lui, no? E mi tengo un pochino a mente i punti dove va a massaggiare e come muove, e cerco di farlo io, di riprodurre un po' il suo massaggio. Faccio quello che posso, insomma. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi auguro una buona vita a tutti, un grande bacio, 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 tanti baci, non un grande bacio, tanti baci a tutti voi.